Inizia il test match tra Parma Calcio e Inter Femminile. Sbaglia Andres, attenzione, la palla è buona in area con Di Stefano che appoggia, poteva forse pensare di controllare e girarsi verso la porta, ha cercato l'appoggio per la compagna, attenzione all'Inter che riparte in maniera spietata. Wullert, servita da Cambiaghi, testa Wullert, si decentra, arriva in sovrapposizione la compagna, Serturini, ancora Serturini col pallone verso il centro, il controllo di De Truijer, fuori il destro e la rete, gol da parte dell'Inter e segna Fadda. Tessa Wullert appoggia per l'apertura verso sinistra, Serturini, palla per Cambiaghi, va giù, calcio di rigore, pronta dal dischetto Tessa Wullert a sfidare Fierro, la rincorsa di Wullert e la rete, gol da parte dell'Inter del 2-0 dal dischetto Tessa Wullert. Solamente una giocatrice in barriera per il Parma. Vediamo se combinano qualcosa Serturini e De Truijer, entrambe sul pallone. Va Serturini, palla che passa e finisce in rete. Si riparte, secondo tempo di Inter-Parma. Serturini con il tacco prova ad andare via, giocatrice della nazionale italiana, però perde il pallone. Lonati. Dentro, il colpo di testa in anticipo, che però non trova lo specchio della porta da parte di Ferin. Intanto però c'è la fase offensiva del Parma. Benedetti entra in area. L'appoggio. Il destro, la rete. Bellissimo il gol di Catelli. La neo entrata. Trova il gol del 3-1. In grande caratura. Gueguen, campanile. A cercare Benedetti che spizza di testa Ferin, l'appoggio con il mancino e qua c'è una buona parata da parte di Piazza, buona occasione per il Parma però, mentre intanto c'è Lonati che va sul fondo, dentro la chiusura di Merlo, fischietto in bocca e triplice fischio del signor Recchia, finisce 3-1 qui a Pinzolo il test match tra Inter e Parma.